Allora, nel discorso di oggi parliamo di semplificazione. Sì. Dovremmo fare qualche esempio. Sì, l'articolo 70 della Costituzione, quello che adesso dice la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere, semplificato è? Dunque, l'articolo 70 nuovo, semplificato, portaborse? L'articolo 70, leggilo. Articolo 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere nelle leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui l'articolo 70. Vabbè, mentre semplifica, come facciamo a far capire che velocizziamo? Beh, dunque, dovremmo fare un esempio che dimostri che limitiamo il rimpallo tra una camera e l'altra. Ah, sì. Dunque, una legge di bilancio. No, quella no, che deve comunque passare dal Senato. Ok, allora una legge di revisione costituzionale. No, neanche quella. Però per tutte le altre leggi decide solo la Camera, giusto? Questo è quello che diciamo agli elettori. In realtà il Senato può comunque metterci becco, però secondo me due camere alla pari sono troppo lente. Pensi solo quanto ci abbiamo messo per approvare la legge anticorruzione. 796 giorni. Appunto. Però per altre leggi come il lodo Alfano o la riforma Fornero ci abbiamo messo soltanto poche settimane. Così poco con due camere? Sì. Ed eravamo d'accordo? Sì, pare di sì. Incredibile. Comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, 124, le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente... La legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di 10 giorni. Thank you.